La quinta corsa è il Premio Tirreno, una condizionata per soggetti di 5-6 anni. Otto al via, prima fila per Zirac, Amelima Bella, Iannico MDM, Zeria di Casei, Aristocratic, e Zanna dei Venti. In seconda Abel del Ronco e Amalfi Getto. La rottura di Iannico MDM. E così Zanna dei Venti, decisamente la più sollecita, mentre lungo i paletti Zirac di cerca di rientrare ad Aristocratic che però si sistema. Secondo, 200 metri in 15 e 2, leader Zanna dei Venti, Aristocratic R in seconda posizione. Zirac in terza muove percorsi esterne Amelie Mabella, finito squalificato il 7 Abel Del Ronco, è rientrato in gruppo agli Anico MDM. 31 il quarto iniziale. Ritmo di comodo di Zanna dei venti, gestita da Romeo Gallucci, va a completare i 600 in 46 e mezzo. Zanna dei venti, aristocratiche, ziracca. Lo steccato mentre. La corsia esterna è composta da Amelie Bell Zeria di Casei e da Ianico MDM, giro di pista in 1-2 e sul piede dell'1.17 e mezzo, adesso comincia leggermente ad accelerare la leader Zanna dei 20 la curva è percorsa in 15 secchi quindi chilometro in 1 e 17, Zanna dei 20. Sembra in difficoltà Aristocraticcher Lo aggira. Amelia Mabella. 1.31 e mezzo, tre quarti di miglio. 14 e mezzo di fronte. Amelia ha raggiunto Zanna dei venti. Poi Zeria di Casei e Taglianico MDM. Retta d'arrivo. Testa a testa tra Zanna dei venti di dentro e Amelie allargo poi Amelie passa mentre Zanna dei 20 è seconda e per il terzo apparigliati Zeria di Casei ed Ianico MDM media di 1,15 e 1,59 e 3 il giro finale Amelie Mabel fa valere una maggiore prestanza rispetto a Zanna dei Venti che aveva gestito a piacimento la femmina di Michele di Francia interpretata da Francesco Dufano ha vinto veramente in maniera eccellente mentre Zanna dei Venti è secondo e per il terzo su di una linea di dentro Zeria di Casei di fuori Aglianico MDM che tornava da rottura iniziale e potrebbe essere proprio lui, andiamo a rivedere le fasi finali. Amelì si impone, Zanna dei Venti è secondo, e per il terzo può darsi che, ma è molto stretta, può darsi che Aglianico abbia messo il muso davanti a Zeria Di Casei.